Noi ti adoriamo, Santissimo Signore nostro Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Grazie, Signore Gesù, per il dono della tua presenza in mezzo a noi, nel mistero dell'Eucarestia. Tu, il Figlio di Dio, il Figlio della Vergine Maria, qui presente in mezzo a noi nel segno di questa icona, tanto legata al nostro caro San Giovanni Paolo II, e alla presenza materna della tua e nostra tenera madre, vogliamo insieme con lei questa sera, come lei fece nella notte di Betlemme, nella notte della tua nascita, quando ti depose nella mangiatoia, vogliamo contemplarti e adorarti, adorare il mistero della tua persona, della tua presenza umana, ma nella tua presenza gloriosa di Figlio di Dio. E con le parole di Giovanni Paolo II questa sera, ecco che ti vogliamo lodare. O Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te. Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, da noi crocifisso e dal Padre risuscitato. Tu il vivente, realmente presente in mezzo a noi. Tu la via, la verità e la vita. Tu che solo hai parole di vita eterna. Tu l'unico fondamento della nostra salvezza e l'unico nome da invocare per avere speranza. Tu l'immagine del Padre e il donatore dello Spirito. Tu l'amore, l'amore non amato. O Signore Gesù, noi crediamo in te, ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome. O Signore Gesù, rendici vigilanti nell'attesa della tua venuta. Signore Gesù, tu sei con noi, vivo e vero nell'Eucarestia. Signore, accresci la nostra fede. Signore, donaci una fede che ama. Tu che ci vedi, tu che ci ascolti, tu che ci parli. Illumina la nostra mente perché crediamo di più. Riscalda il nostro cuore perché ti amiamo di più. La tua presenza mirabile e sublime ci attragga, ci afferri, ci conquisti. Signore, donaci una fede più grande. Signore, donaci una fede più viva. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
dalla Christus Vivit di Papa Francesco. Nel cuore della Chiesa risplende Maria. Ella è il grande modello per una Chiesa giovane che vuole seguire Cristo con freschezza e docilità. Quando era molto giovane, ricevette l'annuncio dell'angelo e non rinunciò a fare domande, ma aveva un'anima disponibile e disse: «Ecco la serva del Signore». È stato il sì di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scommettere tutto, senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere portatrice di una promessa. E domando a ognuno di voi: vi sentite portatori di una promessa? Quale promessa porto nel cuore da portare avanti? Maria si è messa in gioco e per questo è forte, per questo è una influencer, l'influencer di Dio. Da lei impariamo a dire sì alla pazienza testarda e alla creatività di quelli che non si perdono d'animo e ricominciano da capo. Quella ragazza oggi è la madre che veglia su di noi, suoi figli. Guarda questo popolo di giovani che lei ama, che la cerca facendo silenzio nel proprio cuore, nonostante che lungo il cammino ci sia tanto rumore. E così Maria illumina di nuovo la nostra giovinezza.
Dal Vangelo di Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra, che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose? E quale sarà il segno? Quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti, infatti, verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parole e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi persino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». È bello questa sera vivere questo momento che abitualmente viviamo ogni giovedì, alla presenza di una persona speciale, Maria. Lei è sempre con noi, ma in modo particolare in questi giorni è presente in questa sacra immagine tanto cara a Giovanni Paolo II. Ma oltre alla presenza di Maria, ecco, è bello vivere non solo la sua presenza attraverso i colori, la tavola, il legno di questa immagine, ma anche la carne, ecco, di pellegrini provenienti proprio dalla terra polacca, a cui do anche il benvenuto, il caloroso benvenuto. La vostra presenza, ecco, è presenza tangibile nella carne, nella vita di quello che Maria ha toccato con le sue mani quando ha contemplato con i suoi occhi l'autore della vita, il suo figlio che aveva generato nella carne. Ecco, la vostra presenza per noi oggi ha la stessa valenza, lo stesso valore di Gesù presente nell'Eucaristia. È la vicinanza, ecco, di due paesi uniti e rafforzati nella fede. Questa sera la parola che abbiamo ascoltato, che è il Vangelo che ascolteremo domenica prossima nella liturgia della 33esima domenica del tempo ordinario, ormai l'anno liturgico volge al termine, Gesù sembra quasi parlarci della fine del mondo, di sconvolgimenti, di guerre, di carestie, guerre non solo esterne ma anche all'interno, no? Nei rapporti, relazioni che si infrangono, si frantumano. Sembra proprio di vivere davvero
il sabato santo, sembra proprio di vivere il momento anche del venerdì, quando Gesù sulla croce mise il suo spirito, dicono i Vangeli, si fece buio su tutta la terra. E così la presenza di Maria questa sera mi ha riportato alla memoria quando nel 2000 lessi una lettera del cardinale Martini, cardinale di Milano, che scrisse proprio in quell'anno una lettera alla sua diocesi, una lettera pastorale, intitolandola così: La Madonna del Sabato Santo. Il Sabato Santo, voi sapete, è il giorno di massima, possiamo dire, assenza. Cioè, si respira davvero il vuoto di un'assenza, l'assenza di Cristo. Cristo è morto, è stato deposto nel sepolcro, ma l'unica persona che ha tenuto accesa la lampada della fede, la lampada della speranza, è stata Maria. Lo abbiamo ascoltato proprio anche nelle parole del Papa, quando, rivolgendosi ai giovani nel documento della Christus Vivit, dice che Maria con il suo sì è stata capace, dice proprio una parola particolare il Papa, dice con la sua forza e la sua creatività ha permesso a lei di essere influencer, l'influencer di Dio. Chi è l'influencer? L'influencer è quella persona un po' leader anche in un gruppo, laddove ci sono momenti in cui regna lo scoraggiamento, l'influencer è quella persona capace di ritrovare il motivo della speranza, il motivo per cui il gruppo deve continuare ad esistere, il motivo per cui nel gruppo le relazioni devono ricominciare a ricostituirsi, a risanarsi. Ecco che il gruppo riprende tutta la sua vitalità, tutta la sua gioia, così come l'influencer, no, potrebbe essere in un coro il direttore d'orchestra o il pianista, che l'organista, che trova la nota giusta, riprende la nota e si continua con il canto, magari nonostante le defiance, le note stonate. Ecco che il maestro d'orchestra ridona la forza, il vigore, la passione, e il canto continua. E così è stata Maria nel Sabato Santo. Questa parola oggi ci riporta davvero all'esperienza del Sabato Santo, l'esperienza della morte. Ed è quello che Gesù vuole dirci. Guardate, voi contemplate queste pietre, ma di tutte queste pietre di questo tempio non ne rimarrà neanche una sull'altra. Andrà tutto in rovina. Tutte queste cose dovranno accadere, accadranno, ma voi, dice Gesù, sembra dire Gesù ai discepoli, voi rimanete fermi, perseverate. Infatti la pagina del Vangelo si conclude proprio con questa espressione: con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Cioè, vale a dire, chi è perseverante, chi rimane fermo, forte, così come il Papa ci descrive proprio la persona di Maria, chi rimane davvero influencer, sarà capace di influenzare gli altri e di ridestare e riaccendere la speranza. La Madonna ha fatto questo nel Sabato Santo. Quando tutti erano fuggiti, anche gli apostoli, i discepoli di Gesù, erano fuggiti per la paura, si erano rinchiusi nel cenacolo, Maria è stata l'unica che ha creduto alle promesse dell'angelo, a quelle parole che l'angelo le aveva portato da parte di Dio, e si diceva, immagino, Maria si diceva a se stessa: non può non essere così. Devo credere a quelle parole, ci devo credere e ci credo con tutta la forza. Io rimango qui. Anche il Vangelo di Giovanni ci dice proprio di Maria dinanzi alla croce che stava, lei stava lì, non è fuggita, stava lì ferma. E già da quel momento lei aveva cominciato a prendere in sé, a riassumere in sé tutte quelle forze per dire: può venire la fine del mondo, ma io rimango qui, io credo a quella parola, credo in una vita che va oltre ogni rovina, ogni morte, anche la morte stessa del mio figlio Gesù. E infatti Gesù parla del Tempio, ma quando parla del Tempio lui parla anche
del tempio che era il suo corpo, quel tempio che doveva poi dopo 3 giorni risorgere, e lo aveva detto. E Maria quelle parole le avrà sentite e ha raccolto tutta la sua forza e ci ha creduto, e ha avuto ragione, ha avuto davvero ragione. Voglio prendere, ecco, le parole del cardinale Carlo Maria Martini, che ormai ci segue, ecco, prega con noi nella comunione dei santi, ci guarda dal paradiso, e le voglio riproporre a voi. Lui si rivolge a Maria sotto forma di questa preghiera, dicendo così, noi non sappiamo, Maria, da quale tipo di consolazione profonda sei stata sostenuta nel tuo sabato santo. Siamo certi però che colui che ti ha gratificata di tali doni in momenti decisivi della tua esistenza ti ha sostenuto anche in quel giorno, in continuità con tutte le grazie precedenti. La forza dello Spirito presente in te fin dall'inizio ti ha sorretto nel momento del buio e dell'apparente sconfitta del tuo Gesù. Tu hai ricevuto il dono di poterti fidare fino in fondo del disegno di Dio e ne hai riconosciuto nel tuo intimo la potenza e la gloria. Tu ci insegni così a credere anche nelle notti della fede, a celebrare la gloria dell'Altissimo nell'esperienza dell'abbandono, a proclamare il primato di Dio e ad amarlo nei suoi silenzi e nelle apparenti sconfitte. Intercedi per noi, o Madre, perché non ci manchi mai quella consolazione della mente che sostiene la nostra fede e fa sì che da un granello di senapa spunti un albero capace di offrire rifugio agli uccelli del cielo. Tu nel sabato della delusione sei la madre della speranza e ci ottieni la consolazione del cuore. Che cosa ci dici ancora, Maria, dal silenzio che ti avvolge? Ti sento ripetere come un sospiro la parola del tuo figlio: con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Tu, o Maria, hai imparato ad attendere e a sperare. Hai atteso con fiducia la nascita del tuo figlio, proclamata dall'angelo. Hai perseverato nel credere alla parola di Gabriele, anche nei tempi lunghi in cui non capitava niente. Hai sperato contro ogni speranza, sotto la croce e fino al sepolcro. Hai vissuto il sabato santo infondendo speranza ai discepoli smarriti e delusi. Tu ottieni per loro e per noi la consolazione della speranza, la consolazione del cuore. Tocca la sensibilità e i nostri affetti profondi, inclinandoli ad aderire alla promessa di Dio, vincendo l'impazienza e la delusione. Tu, o Madre della speranza, hai pazientato con pace nel sabato santo e ci insegni a guardare con pazienza e perseveranza a ciò che viviamo in questo sabato della nostra storia, nei sabati delle nostre storie personali, dove c'è buio. Noi ti preghiamo, Madre della speranza e della pazienza, chiedi al tuo figlio che abbia misericordia di noi e ci venga a cercare sulla strada delle nostre fughe e impazienze, come ha fatto con i discepoli di Emmaus, che da Gerusalemme fuggivano verso la strada di casa, Emmaus. Chiedi che ancora una volta la sua parola riscaldi il nostro cuore. Intercedi per noi affinché viviamo nel tempo con la speranza dell'eternità, con la certezza che il disegno di Dio sul mondo si compirà a suo tempo e noi potremo contemplare con gioia la gloria del risorto, gloria che già è presente, pur se in maniera velata, nel mistero della storia, e che questa sera è presente in mezzo a noi attraverso il corpo e il sangue del tuo figlio Gesù.
O Maestro buono, insegnaci tu a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, mi sento come il giovane ricco e mentre mi guardi con occhi pieni d'amore, sento in me la paura di corrispondere al progetto che hai per me. Ho paura di perdere le mie ricchezze. Dammi il coraggio che ha avuto la madre tua, Maria. Ella ha compreso che solo tu sei la vera ricchezza, e con slancio appassionato ha detto sì alla proposta di Dio, accogliendo lo Spirito Santo nel suo grembo. Gesù, ho il cuore colmo di tormenti, come quello di Pietro dopo averti tradito. Mentre mi parli, sento la vergogna di sostenere il tuo sguardo, ma la tua misericordia mi riveste ancora di fiducia. Quel modo di guardare l'ho imparato dalla tua madre. È uno sguardo che non giudica, ma avvolge di tenerezza e comprensione. Fammi gustare la gioia del tuo perdono.
Gesù, mi sento anche io un po' come Zaccheo. Sono piccolo di statura, quando scendo sempre ai livelli del peccato, sperimento la bassezza di certe scelte sbagliate. Passa, fermati ed entra nella mia vita. Ho poco da offrirti, se non la mia povera persona, ma la voce della madre tua mi dice: fa quello che egli ti dirà. E allora, Signore, parla, che il tuo servo ti ascolta. Stasera vorrei essere Giovanni e vorrei poggiare il mio capo sul tuo petto per imparare dai battiti del tuo cuore l'intensità infinita dell'amore, quello vero. Come il discepolo da te amato, accolgo nella mia vita la madre tua, Maria. Mentre pendevi dalla croce, tu l'hai consegnata anche a me perché diventasse mia madre. O Maria, a te dico con tutta la mia forza, totus tuus, tutto tuo. Maria, portami a Gesù, donami Gesù. Diciamo insieme: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe e suo castissimo Sposo, benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi Santi.
Ecco, vi invito a rimanere perché dopo aver deposto Gesù nel tabernacolo faremo il saluto a Maria Vergine con il rito della velazione. Di affidamento al cuore immacolato di Maria, regina della Polonia. Madre immacolata, madre di Gesù e madre mia, Maria regina della Polonia, prendendo come esempio San Giovanni Paolo II, oggi ti dico, sono tutto tuo, affido al tuo cuore immacolato me stesso e tutto ciò che sono, la mente, il cuore, la volontà, il corpo, l'anima, le emozioni, la memoria, le ferite, le debolezze, il mio passato sin dal concepimento, il presente e il futuro fino alla mia morte, ogni mio passo, azione, parole, pensieri. Affido al tuo cuore immacolato anche la mia famiglia e tutto ciò che possiedo. Ti affido le mie opere, preghiere e sofferenze. Tu che sei la migliore delle madri, proteggi me e i miei cari da ogni male. Intercedi per le grazie necessarie della conversione e guarigione. Guidaci nel cammino della vita e fa di noi strumenti per costruire il regno di tuo Figlio Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, da cui proviene ogni bene, la verità e la vita. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maryjo królowo Polski, Maryjo królowo Polski,
Jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. Thank you.